Buzz si recò alle porte della città dove si trattavano gli affari e si sedette. Dopo un po' il parente più stretto di Elimelech, quello di cui Buzz aveva parlato a Ruth, passò di là e Buzz lo chiamò. «Vieni a sederti qui!» Egli si avvicinò e sedette. Poi Buzz chiese a 10 anziani della città di fare da testimoni e disse al suo parente: «Noemi è tornata dal paese di Moab. Vuol vendere quel campo che apparteneva al nostro parente Elimelech e io ho pensato di informarti. Quindi, se tu lo vuoi, compralo alla presenza degli anziani e degli altri. Ma se non lo vuoi, dillo, perché in questo caso il tuo diritto passa a me.» Quell'uomo disse: lo comprerò. E Buzz aggiunse: «Bene, però se compri il campo di Noemi devi anche prendere in moglie Ruth, la vedova moabita. Così il figlio che nascerà potrà continuare la discendenza del morto e conservare l'eredità.» Ma quello rispose: «Ah no, davvero? In questo caso rinunzio al mio diritto di comprare il campo, perché poi non rimarrebbe in eredità ai miei figli. Compralo tu, io non posso.» Ora, a quei tempi in Israele, per sistemare una vendita o un cambio di proprietà tra i parenti, c'era l'usanza di togliersi il sandalo e darlo al compratore come segno dell'accordo avvenuto. Così, quando quel tale disse a Buzz: «Compralo tu», si tolse il sandalo e glielo diede. Allora Buzz si rivolse agli anziani e a tutti i presenti: «Siete tutti testimoni che oggi ho comprato da Noemi tutto quello che apparteneva a Elimelech e ai suoi figli Chilion e Mahlon. Così la proprietà resterà nella famiglia del morto e la sua discendenza continuerà nel suo popolo e nella sua città. Voi mi siete testimoni.» Gli anziani e i presenti dissero: «D'accordo, ne siamo testimoni. Renda il Signore la tua sposa come Rachele e Lia, dalle quali discesero tutti i figli di Israele. Possa tu divenire ricco nella famiglia di Efratà e famoso a Betlemme. Possano i figli che il Signore ti darà da questa giovane rendere la tua famiglia come la famiglia di Perez, il figlio di Giuda e di Tamar.» Così Buzz sposò Ruth. Il Signore la benedisse, ed essa rimase incinta e partorì un figlio. Le donne dissero a Noemi: «Glorifica il Signore, egli ti ha dato oggi un nipote che si prenderà cura di te, che questo bambino diventi famoso in Israele. La tua nuora ti ama e vale per te più di 7 figli. E ora questo nipote ti darà gioia e sicurezza nella tua vecchiaia.» Noemi prese il bambino, se lo strinse al seno e lo allevò come se fosse figlio suo. Le donne del vicinato chiamavano il bambino Obed e dicevano a tutti: «A Noemi è nato un figlio!» Obed fu il padre di Jesse, che fu padre di Davide. Questa è la genealogia da Perez a Davide: Perez, Chesron, Ram, Aminadab, Nachson, Salmon, Buz, Obed, Jesse, Davide.